Nelle due settimane che ha passato nella casa del Grande Fratello, Clayton Norcross ha saputo farsi apprezzare sia dal pubblico, che dai suoi coinquilini. Nonostante qualche piccola difficoltà nell'esprimersi in una lingua che non è la sua, l'attore di Beautiful ha instaurato un bel rapporto con gli altri GFini e non ha avuto grossi problemi di integrazione nel gioco. Ieri notte però ci sono state almeno un paio di situazioni controverse, che riguardano proprio la star americana, che durante il party GFerton, feste ispirata a Bridgerton, si è lasciato fin troppo andare. Clayton Norcross, l'offesa e lo strano gesto in diretta. Dopo aver brindato e festeggiato, i GFini sono andati in giardino a chiacchierare, ma ad un certo punto Shai la gatta ha attirato l'attenzione degli spettatori che stavano guardando Mediaset Extra. Oddio, ma l'ha detto davvero? A chi? Clayton è impazzito? Ha detto, che è una TR asterisco asterisco A. È un'offesa brutta. Anche Javier Martinez è intervenuto. Ha sbagliato termine, è un tantino fuori luogo. Sì, un pochettino, molti utenti si sono scagliati contro il 70enne americano, altri invece hanno cercato di contestualizzare. Stava scherzando, dai, non sa bene la lingua. Era entrato nella parte, stavano giocando, lui poi non parla benissimo. Ma è ubriaco? Vabbè, è sconnesso. Come se non bastasse, Clayton Norcross è stato al centro di un'altra polemica, questa volta per un gesto ambiguo. Poco dopo la mezzanotte i concorrenti erano nel salone a giocare, quando l'ex volto di Beautiful tra uno scherzo e l'altro ha alzato il braccio destro facendo un saluto particolare. Anche in questo caso Javier Martinez è intervenuto ed ha bloccato il coinquilino. No, non farlo, quel saluto no. Personalmente non credo che quel gesto fosse un richiamo al tristemente famoso saluto nazista, magari mimava altro, ma nel dubbio Javier ha fatto benissimo a dirgli di non replicarlo.